dispiega le ali su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Sì, un'altra farfalla prende vita sul piano da lavoro di Arte per te. La mia parete si sta piano piano completando. Presto ve la farò vedere tutta montata. O forse la montiamo insieme, non lo so. E allora, intanto andiamo a fare un'altra farfalla che ci serve. Oggi voglio fare una farfalla dei toni vivaci. Quindi affiderò il mio disegno alle matite colorate della Prismacolor, al blender della Lira e soprattutto a un supporto. Userò il blocco tecnico 6 della Fabriano, Ruvido. Tre prodotti che in sinergia tra di loro daranno un risultato, vedrete, bellissimo, con una vivacità di colore e uno splendore di poco colore usato che vedrete vi lascerà a bocca aperta. Poi sull'esecuzione lasciamo perdere perché sono stata molto veloce nel fare la farfalla, però è il colore qui che ci interessa, quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere come il nostro colore darà vita a una bellissima farfalla. Oggi disegniamo una farfalla con le nostre Prismacolor. Avevo voglissima di provarle, quindi non ho resistito. Una farfalla dei toni molto vividi, accesi e soprattutto molto compatti. Quindi le Prismacolor o qualsiasi matita colorata aiutata da un blender. In questo caso io userò la Lira Splendor. Poi una gomma per cancellare, io uso la gomma elettrica della Derwent. Poi una matita, poi un blocco, un foglio di carta abbastanza spesso, io uso il tecnico 6 della Fabriano Ruvido di 220 grammi, che è un'ottima carta da disegno, veramente mi ci sto trovando benissimo, e basta, è un tempera matite ovviamente. Cominciamo subito. Ho già ritagliato la parte di la sezione che mi interessa occupare, perché la mia farfalla come sempre deve andare in una delle cornicette IKEA che ho comprato per farmi la parete col volo di farfalle. E allora più o meno prendo il centro della composizione e comincio a creare la mia farfalla. Una volta fatto il disegno della farfallina, scarichiamone il grosso in modo da far rimanere l'orma per noi, ma non evidente a chi poi guarderà il disegno. A questo punto cominciamo subito con il colore più scuro, che è il nero. Eccomi, possiamo tranquillamente contornare tutta la farfalla dall'attaccatura dell'ala . Adesso riempio gli spazi scuri passando la matita. Vi ricordate, la Prismacolor è una matita che può essere passata sia dolcemente che in maniera più veemente. In questo caso io la passo in maniera dolce e poi vado ad intensificare il tratto e a compattare il tratto con il blender, perché voglio aggiungere degli altri colori, e vi ricordo appunto che la Prismacolor mi permette di sovrapporre strati di colori anche differenti. Ok, occupata la porzione di nero che intendo occupare, prendo il mio vermiglione chiaro, che è una sorta di arancio rossastro, e comincio a contaminare un po' il nero, ma anche a porre colore più vivido sull'ala, a creare una sorta di striatura bella colorata.
e passo anche un pochino di questo colore nella parte qui superiore dell'ala. Adesso prendo un blu e prendo un violet blu e anche l'oltremare dovrei prendere se lo trovo. Ok, questi due che mescerò insieme. Quindi prima il violet blu. Che bello questo colore. Colore che insinuo anche in questa porzione di ala. Passo una leggera ombreggiatura di nero anche qui. Quindi prendo il terra d'ombra naturale chiaro ed il ginger root. Inserisco altri toni in questa parte. Aggiungo anche dei marroncini e adesso prendo il mio blender e con il mio blender faccio diventare viva questa farfalla. Giusto un'accortezza: quando passate da un colore all'altro, date una pulita alla punta del blender. Perfetto, e solo alla fine con un pochino di vasellina, qui ve lo faccio vedere in corso d'opera, ma io se non ci foste voi farei tutto alla fine, con un goccio di vasellina andrei a lucidare il tutto, rendendo proprio viva quest'ala. Bellissimo, bellissima la resa di questi colori. Aspetto che asciughi totalmente, quindi procederò con le particolareggiature in nero ed in chiaro, quindi le venature dell'ala e tutto quello che mi serve, e poi alla fine l'ombreggiatura. Guardate la differenza tra il colore trattato col blender ed la vasellina e il colore lasciato al naturale. Ora cosa faccio? Completo le mie altre ali così come mi avete visto fare, quindi smetterò di parlare e vi metterò semplicemente a guardare quello che faccio, e poi quando vado a fare qualcosa di nuovo stoppo l'avanzamento veloce e vi dico cosa sto facendo. A questo punto, con il nero ben affilato, do le venature alla mia farfalla e do gli ultimi aggiustamenti al suo corpicino. Poi prendo il blending e ci ripasso su a filo proprio, giusto per fare rilucere il colore un pochino. Poi prendo una 8B della Dervent, che è una matita acquerellabile dark wash, quindi è una dark, una scuro 8B grassa ed è anche acquerellabile, e ripasso e ne bagno leggermente la punta e ripasso per dare dei tocchi di un nero più evidente. Prendo la vasellina e la passo su tutto senza sbordare dal disegno.
Voi lasciate asciugare bene la vasellina, io invece, come sempre, procedo ad insinuare l'ombreggiatura. Ed ecco la nostra farfalla pronta per essere incorniciata, come con una semplice passata di colore data in maniera molto blanda attraverso un blender e poi attraverso l'orietto Johnson si possa ottenere un risultato così vivido ed efficace. Prismacolors, le trovate, danno un effetto ancora più accentuato, ma già le matite colorate col blender riescono comunque ad assurgere a un tono molto più vibrante. Ora vi lascio le foto che credo facciano vedere meglio perché la luce sta sparando troppo e poi noi ci vediamo dopo che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto che è carina e visto i colori come performano, ragazzi, ma non è sensazionale? Questi tre prodotti usati sinergicamente sono una bomba. Perché? Perché ogni colore ha bisogno anche di un supporto cartaceo che lo porti avanti e ogni colore ha bisogno anche di una tecnica che lo spanda nel migliore dei modi, che sia sfumino, che sia blender, che sia paraffina, che sia quello che volete voi, anche il dito e la sfumatura vanno bene. L'importante è che ogni cosa venga fatta per l'utilizzo che se ne deve fare. Se uno vuole un disegno vivace e compatto, questi sono i prodotti che io magari vi consiglio di più. Se voi ne conoscete altri altrettanto buoni, lasciatemeli scritti qua sotto. Se conoscete delle matite che secondo voi performano come le Prismacolor, lasciatemele qua sotto scritte. Se conoscete una buona carta che sia abbastanza grammata, che sia non troppo ruvida ma abbastanza ruvida, che prenda bene il colore, scrivete qua sotto, idem per il blender. Io vi aspetto sempre anche su Due Cuori Una Cappa e su Ombretta, gli altri miei due canali, soprattutto su tutti i miei altri social, su Instagram e su Facebook di Arte per Te. Non potete proprio mancare, quindi vi aspetto. Se il video vi è piaciuto, coloratemi un bel pollice in su e poi mandatemelo con le ali di una farfalla e dopodiché, quindi condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Basta dire sciocchezze, io vi do appuntamento al prossimo video. Spero che questo però vi sia piaciuto, soprattutto vi sia stato utile. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, alla prossima, vi voglio bene.